Continuano le università di qui al Pala del Mauro, un Pala del Mauro che questa mattina ha ospitato nuovamente la nazionale italiana che ha affrontato la Cina. Dopo avevo un girone sottotono da parte degli azzurri che non sono riuscito a conquistare uno dei primi due posti per la qualificazione a tabellone principale per l'assegnazione delle medaglie. Oggi gli azzurrini hanno appunto affrontato la Cina in quello che è il tabellone dal 9 al 16 posto. È arrivata una vittoria convincente da parte della squadra di coach Paccarie per 95-83 al termine di un match dai due volti. L'inizio molto favorevole agli ospiti che hanno iniziato la partita con un 7-0 di parziale, un parziale che però poi l'Italia è riuscita a contenere prima rientrando nel corso del termine del primo quarto e poi nel secondo quarto incominciando a scavare un gap abbastanza sostanzioso, sempre quasi in doppia cifra, un gap che però era sceso fino a 3 punti al termine del terzo quarto per una rimonta furiosa da parte della Cina. Nell'ultimo quarto però ci ha pensato il solito Federico Mussini a mettere le cose in chiaro, per lui 37 punti, chiaramente l'MVP del match insieme a Visconti, buona la prova anche da parte del numero 9, Italia che quindi vince questo scontro diretto e andrà avanti nella competizione, l'abbiamo detto, per il tabellone dal 9° al 16° posto.